L'orribile copia di Dragon Ball. Dragon Ball penso che sia una di quelle serie che ha più influenzato il mondo. Pensate a quanti anime, manga, fumetti e molto altro hanno citato o direttamente copiato l'opera di Akira Toriyama. Oltre a queste milioni di citazioni, ci sono state anche molte scopiazzature, o meglio dire delle brutte copie di Dragon Ball. Nel 1994 uscì un anime coreano che nel 98 uscì anche doppiato in italiano, ovvero Super Kid. Parliamo di un film ai tempi sconosciuto, ma che secondo i creatori si sarebbe dovuto espandere in tutto il mondo, ed oggi vi parlerò sia di quest'anime ma anche delle sue origini. Ma prima ovviamente vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e a lasciarmi un commentino su questo film. Quando l'ho visto, ammetto che non ci volevo credere su molti aspetti, e quando mi sono documentato non volevo credere neanche a quello su cui mi sono documentato, ma ora ve ne parlerò meglio. Voglio iniziare dalle sue origini perché, come vi ho già detto prima, il film è uscito nel 94. Ma per fare questo film ci hanno messo 3 anni, è iniziato nel 91 e, come ho detto sempre prima, i creatori, lo studio d'animazione e tutto il resto voleva credere nella popolarità di questa serie. Infatti volevano distribuirlo in tutto il mondo al cinema. C'è da dire che sì, inizialmente è uscito solamente in Corea. Addirittura un anno dopo, nel 95, è stato doppiato negli Stati Uniti. Diciamo però che in questi anni non è che ha avuto chissà che gran clamore dopo appunto il 94 e il 95, e addirittura gli autori volevano fare un sequel di questo film, ma non sotto forma di film, bensì un anime di 52 episodi. C'è stato questo anime sequel di 52 episodi? Ovviamente no. La cosa più strana, ma forse proprio per la somiglianza che ha con Dragon Ball, qualcuno i diritti in Italia li ha comprati, e nel 1998 è uscita la VHS anche in Italia. Per molti anni questo film è stato irrecuperabile e non se ne trovava neanche in giro di VHS su questo film, finché in un sito russo è stato trovato doppiato in italiano. Sì, perché in un sito russo? Non me lo chiedete perché non ne ho idea. Ma adesso effettivamente è abbastanza recuperabile. Ma adesso vi farò un riassunto di questo film. Una giornalista davvero pigra di nome Wen Zhou le viene commissionato un lavoro, ovvero intervistare i Super Kid. Parliamo di un gruppo di eroi che salva chiunque dal male, ed il protagonista è Gok Dari, 199 anni, e ovviamente rappresenta lo scimmiotto Son Wukong. Inizialmente li vedremo lottare contro dei nemici abbastanza strani e con scene che dovrebbero essere divertenti. Oh, i miei denti! Ah, quel moccioso ha distrutto il più bel sorriso del secolo! Avete fatto a pezzi il mio costume preferito! Me l'ha fatto la mia mamma! E ora che cosa le racconto? I Super Kid sconfiggeranno questi nemici, prenderanno la ricompensa e verranno informati dalla polizia di un ulteriore nemico, Judogi, e il suo alleato Mayu. Andranno nello spazio, li affronteranno, perderanno, ma capiranno che nella polizia c'è un doppio giochista che stava approfittando di loro. Ritornano sulla Terra, lo sconfiggeranno con le formiche. Non sto scherzando, con le formiche. Guarda un C'è sicuro po'! Che ce ne siamo andati! Dopo la sconfitta riandranno un'altra volta da Judogi. Mayu capirà i suoi errori aiutandoli e, dopo una lunghissima lotta esasperante, sconfiggeranno il cattivone. Tutti verranno elogiati e Gok Dari darà tutti i soldi della ricompensa ad un orfanotrofio e si assicurerà di sconfiggere qualsiasi cattivone prendendo altri soldi. Fine. Sì, diciamo che quest'anime di 1 ora e 40 è stato di puro divertimento. E sicuramente non mi sono cascate le palle a terra mentre lo stavo guardando.
Sicuramente no. Allora, partiamo dal principio. Sicuramente questa storia è una storia abbastanza classica, dove ci sono gli eroi che devono sconfiggere i cattivi. Più che Dragon Ball ricorda effettivamente dei supereroi veri e propri, tipo gli Avengers, che devono sconfiggere appunto i mostri che vengono dallo spazio. Ma ovviamente c'è da dire che comunque ci saranno anche delle onde energetiche. Ovviamente ci saranno anche combattimenti con i pugni e cose del genere. Ma un'altra cosa che ricorda tremendamente Dragon Ball, ed è stata la cosa più stressante nel guardarlo, è che i combattimenti non finivano mai. Ricordatevi nell'anime di Dragon Ball quando i combattimenti duravano 150 anni, pure se nel manga duravano pochi capitoli e nel manga li leggevi veramente in pochissimi minuti. E un pochino anche questi combattimenti sembravano non finire mai. I personaggi, sicuramente molti personaggi sono dei copia e incolla abbastanza palesi di Dragon Ball. Gok Dari, che oltre ad avere un nome che inizia come Goku, avrà i classici stilemi di Son Wukong, come per esempio il bastone che si allunga, ma non avrà la nuvola, dato che sa volare. Assomiglia ad una scimmia come giusto che sia, ed avrà il vestito con il ghi dietro messo nello stesso punto di Goku. Sicuramente lui è quello più palese tra tutti, però c'è da dire che per esempio ci sarà la giornalista che ho citato nella trama, che palesemente fa il ruolo di Bulma. Ci sarà Samachi, che è questo alieno verde che ovviamente ricorderà Piccolo, ma anche altri personaggi. Se penso ai disegni o alle animazioni, più che dirvi che è un lavoro terra terra, banale, tanto per dire che il compitino è stato fatto, allora vi dico sì, il compitino l'hanno fatto. Ma alla fin fine, se lo si vuole guardare anche per un'estetica a livello di occhio, quando te lo guardi non c'è un cazzo da dire, non eccelle in niente. Per giunta non capisco per quale motivo si fissavano in continuazione nell'illuminare gli occhi quando un personaggio si incazzava oppure voleva fare una mossa in combattimento, per tipo una mossa forte, se avete presente. Non so perché ogni volta c'erano sempre questi occhi illuminati di rosso, alcune volte blu. Ma sempre, sempre, in continuazione. Per non parlare anche del fatto che tipo per metà film non c'è musica in sottofondo. Penso che l'unica cosa davvero buona di questo film, e parlo solamente per l'Italia in questo caso, è il doppiaggio, perché il doppiaggio è buono. È stato doppiato veramente bene, però c'è da dire che noi abbiamo anche dei professionisti veramente micidiali. E vorrei parlarvi di un doppiatore in particolare che ho immediatamente riconosciuto quando l'ho sentito. E vi voglio parlare di Davide Garbolino. È un nome che spero che vi dica qualcosa. Parliamo di una persona che ha doppiato un botto di cose e che tuttora doppia personaggi. Vi potrei citare per esempio Ash Ketchum in Pokémon, Nobita Nobby in Doraemon, Shinichi Kudo in Detective Conan, Magmen nella serie di Cuphead, oppure Axel Blaze in Azuma Eleven. E diciamo che in Italia Dragon Ball e Super Kid hanno un qualcosa in comune proprio grazie a Davide Garbolino. Garbolino ha doppiato un personaggio in Dragon Ball, diciamo sconosciuto, dai, non lo conosce più o meno nessuno, ovvero Gohan adulto. E il personaggio che ha doppiato in Super Kid è Gok Dari, il protagonista. Scusa, ma devi parlare più chiaramente, non riesco a capire cosa stai dicendo. Allora, ti arrendi o no? Non ancora, ok. La bacchetta si allungherà e lo farò all'infinito. Oh, ma più azzeccato di lui nel doppiare un'altra scimmia, perché comunque Gon alla fine è un Saiyan, una scimmia. Cioè, nel doppiaggio proprio è stato perfetto, perfetto. Perché oltre al fatto che sentivi la voce e dicevi cazzo, ma questo è Gohan, cioè ha doppiato un personaggio che giustamente con Dragon Ball c'entrava perfettamente. Io ovviamente lo sto definendo un'orribile copia, ma tutto sommato se lo si distacca da Dragon Ball e lo si pensa in una maniera un pochino più tranquilla e serena, lo si guarda con un occhio non del ma questo qua dovrebbe essere Dragon Ball, diciamo che tutto sommato non sarebbe neanche un bruttissimo film. Brutto e basta, penso che brutto e basta ci può stare.
Può essere che due risate delle fai, ma non perché sia divertente, ma perché, come ho mostrato anche prima con alcune scene, è un po' strano, ma un pochino strano. Però tutto sommato mi sono... No, non mi sono divertito nel guardarlo, però sono soddisfatto, ecco, sono soddisfatto nell'averlo guardato. E se voi volete guardarlo, vi metterò nella descrizione del video un link di YouTube per vedervi il film completo in italiano, perché appunto su YouTube c'era il 2020. Ma ora io vi ricordo il like, l'iscrizione se non siete ancora iscritti, ed un commentino se l'avete già visto in passato, se lo state scoprendo solamente ora e se lo andate a vedere ora col link che vi metto nella descrizione del video. Ma penso che ora ci possiamo salutare e alla prossima!